Probabilmente cerco su Google Server di ammazzo. No, sì, non ti sei regolato. Sì. Ho fallito. Ma come te ne esci? No, sei solo più un fan, tranquillo. Quando ci vediamo a Milano sei un uomo morto. Fate a calma. Ti sto odiando tantissimo. Però è brutto spoilerare le serie. Guardate questo video fino alla fine e state tranquilli. In questo video non ci saranno spoiler, quindi se non avete finito di vedere La Casa di Carta potete tranquillamente guardare questo video. Ah, comunque, alla fine... Ragazzuoli, questo è Spoggi, siamo con un nuovo vlog. E ragazzuoli, allora, prima di iniziare volevo dirvi: tranquilli, se non avete visto La Casa di Carta, in questo video non ci saranno spoiler per voi. Sarà tutto censurato e non vi rovinerò la serie. Quindi, se avete visto La Casa di Carta, dai. Ma se non avete visto La Casa di Carta, potete tranquillamente guardare questo video fino alla fine, mi raccomando. Volevo precisarlo perché, allora, io odio gli spoiler, anche se in questo video andrò a spoilerare ai miei amici quello che succede nella Casa di Carta. E voi direte: Sespo, ma dici che odi gli spoiler e poi fai gli spoiler? Sì, perché in questi giorni io non potevo neanche aprire i commenti di TikTok, che tutti erano: ah, succede questo, ah, succede quell'altro, e così via. Non potevo neanche aprire Direct, che tutti mi spoileravano quello che sarebbe successo alla fine, a metà, all'inizio della stagione 4 della Casa di Carta. Per chi non lo sapesse, anche se ne dubito, La Casa di Carta è una serie Netflix. Quindi quello che sto facendo io è, tra virgolette, una vendetta. Non lo so, stamattina mi sono svegliato e sono molto crudele. Allora, ieri sera ho finito di vedere La Casa di Carta, mi è piaciuta molto, fatemi sapere nei commenti se voi l'avete vista e se vi è piaciuta. Oggi sono crudele, voglio chiamare qualche mio amico e spoilerargli La Casa di Carta. Vedremo la loro reazione. Comunque, te che stai guardando questo video, vuoi correre nei commenti a commentare qualche spoiler sulla Casa di Carta? Puoi anche provare a spoilerare qualcosa, ma io lo eliminerò. Cercherò di star molto attento perché, mi raccomando, non spoilerate. Prima di iniziare il video, comunque volevo dirvi: sì, guardate, ieri Ross mi ha tagliato i capelli, spero che vi piacciono, me li ha fatti molto corti visto che non si può andare dal parrucchiere, e quindi me li ha tagliati in casa Ross. Come sono, amore? Bellissimi? Bellissimissimi. Perfetto, fatemi sapere voi nei commenti se vi piacciono. E a parte questo, l'altro ieri, sempre insieme a Ross, che abbiamo fatto? Vediamo se te lo ricordi. Non te lo ricordi? Abbiamo montato i LED. Iniziamo a montare questi LED per tutta camera. Ok, qui stiamo andando avanti e stiamo mettendo i LED. Ok, siamo qui in camera, l'abbiamo montati qui attorno al letto e adesso vediamo se è uscita una cosa figa o no. Allora, intanto chiudiamo le tende perché almeno si fa buio. Vediamo, accendiamo i LED. E sì, dai, è uscita una cosa carina. Attorno al letto ci sono i LED. Anzi, regà, tanto che ci siamo, mettiamoli anche a tema qui i LED. Mettiamoli di color rosso. Perfetto, perché La Casa di Carta è rosso e anzi, perché sono vestito così, devo mettermi qualcosa di rosso. Però vabbè, intanto apriamo le tende, facciamo un po' di luce e prendiamo la tuta rossa. Eccola qui, dobbiamo essere vestiti di rosso. Dai ragazzuoli, diciamo che così è molto meglio. E adesso inizieremo a chiamare qualcuno e vedremo la loro reazione a io che gli spoilerò La Casa di Carta. Come stai? Bene, bene, te? Tutto a posto. Ti volevo dire, ma te hai finito di vedere La Casa di Carta? No, l'ho iniziata... Tipo, te l'hai finita, perché io l'ho iniziata tipo 2 giorni fa. Sono bloccato subito, dopo una puntata. No, vabbè, là, tranquillo, non finirla di vedere perché alla fine... Ah, sì. Non è vero. Non la finite di vedere, mi raccomando. Cioè, già ti ho detto il finale. È una cazzata, non è vero. Te lo giuro. Però io cerco su Google Server di ammazzo. Dai, bello, cerca da solo. Io vado a spoilerare altre persone. Ciao, ma ti voglio bene. Perfetto, fortunatamente Monte non aveva finito di vederla. Adesso vediamo altri. Oh, io lo cerco, porco due, se è vero. Se scopre altri spoiler cercandolo, mi intoppo. E poi non sono l'unico, perché guardate, ieri sera Alfa mi ha mandato un messaggio vocale. Sentite che mi ha detto. Aspetta. Aspetta. Aspettami. Ovviamente vi taglio la parte finale, però lui mi ha tenuto per 12 secondi in ansia che doveva starnutire e poi mi ha spoilerato la fine della Casa di Carta. Io infatti gli ho pure risposto: salute, comunque l'ho già finita, infame. Però vedete, gli altri possono farlo con me e adesso lo farò io con gli altri. Oh, ma te l'hai vista La Casa di Carta? Io sì, sono arrivato tipo alla terza stagione. Ancora non hai visto la quarta? Devo iniziare la quarta, sì. Vabbè, ma non la vedete perché alla fine... No, sì, non ti sei regolato, sì, no. Bro. Ma sì, io ti dico, guarda, su internet, sì, se è così, cioè, porco zio, è vero, zica. Ti giuro, frate. Mi raccomando, non ti fine vedere, tanto ormai sei il finale, bello. Oh, come stai? Tutto a posto? Bene, bene, che ti fa? Ma niente, niente, stavo qui a chiamare un po' di persone. Ti volevo dire, senti un attimo, ma lo sai che alla fine... Beh, già l'ho vista. Ah, già l'hai vista? Già l'ho vista. Allora, niente, vabbè. Ho fallito.
Ho fallito. Ah, vabbè, non potevo fare 3-0, non vale così. Oh, bello, come stai? Oh, sei spurone, tutto bene, te che dici? Beh, tutto a posto, ti volevo chiedere. Senti, ma te l'hai vista La Casa di Carta? No, neanche una serie. Cioè, volevo vederla in realtà, è parecchio che ce l'ho in cantina, ma non l'ho mai iniziata. Come no? No, mai. Vabbè, te non l'hai mai iniziata, però ti dico che alla fine... Io già ti ho detto tutto. Questo succede alla quarta stagione, eh? Quindi se vuoi vederti la prima, seconda e terza, puoi. Ma veramente? A parte il fatto... Sento Paolo. Che me l'avevano già spoilerato, ma come te ne esci? Ah, te l'avevano già spoilerato? Allora, scialla, là ti dico anche altri spoiler della prima, seconda e terza stagione, se vuoi. Intanto è entrata Rossa in camera. Ma lo sai che alla fine... Però se non spoilerai a me, penso che non ti parlavo per almeno una settimana. Adesso, allora sai che faccio? Appena uscirà una stagione che ti piace, non guardare. Lo faremo, ragazzi. Secondo me non è divertente questo video, eh. Non devi spoilerare. Per me è divertente. No. Comunque, ragazzuoli, adesso basta spoilerare ai miei amici. Adesso chiamerò mia madre. Oh, ciao. Aspetta, non ti vedo. Amore. Non ti vedo, c'è la telecamera disattivata sicuramente. Ti chiamo io, tesoro, io ti vedo. Fammi della videochiamata. Le mamme e la tecnologia, yes. Oh, ciao, ti amore. Vedo, che fai fuori casa? Io sto in giardino. Ah, stai nel giardino di casa, ah. Mi raccomando, non uscire di casa, eh. Ma non ti ricordi più il giardino di casa, sì, tesoro? Sì, sì, mi ricordo. Comunque, a parte questo, l'ho visto. Ti volevo dire una cosa. Te l'hai vista La Casa di Casa? Carta. Io la casa di carta no. Sai cos'è La Casa di Carta? No. È una serie Netflix. Ma io non ce l'ho Netflix. Come? Non lo so come. Che hai detto tu? Netflix. Netflix, non ce l'ho. Non ce l'hai? No. Vabbè, però comunque puoi anche non guardarla perché alla fine. Ok. Ok, come ok? Cioè, ti ho detto come finisce La Casa di Carta e te mi rispondi ok. Ma che ne so se non lo vedo dall'inizio. Io non l'ho vista, Edo. Ok. Oh, bello. Come stai? Sono rotto le cuffie, spa. Ma te l'hai vista La Casa di Carta? Valenza da Monco Ginevra, ieri. La quarta stagione? Sì, tipo al secondo. Stai al secondo episodio? Sì. Vabbè, comunque, piscia la DVD. Vedete altre serie perché alla fine... Mortacci tua. Bro, mi dispiace, me l'hanno spoilerato a me, te lo volevo spoilerare anche a te. E allora mo glielo spoilerò anche a Ginevra. Ok, spoilerglielo e poi fammi sapere che dice. Raga, mi ha mandato un messaggio vocale Valentino. Io l'ho appena spoilerato a Ginevra, si è incagliato un botto e non mi parla più. Era la stessa reazione che avrebbe fatto Rosalba, quindi ti capisco. Oh, buongiorno. Bella broschi. Come stai? Oh, addormentato, sono tantissimo. Ti volevo dire, ma lo sai, io ieri sera ho finito di vedere La Casa di Carta, te l'hai vista? No. Non hai visto niente? No. Zero? No. Vabbè, non te la guardai perché comunque alla fine... Quindi, cioè, comunque non te la guardare perché già ti ho detto il finale della quarta stagione. Se vuoi sapere la finale della prima stagione... Però tranquillo, cioè, se volevi solo farmi star male e spoilerare qualcosa, non ci riesci, insomma, non mi interessa. Niente, neanche se ti dico che nella prima stagione... No, sei solo più infame, tranquillo. Ah, sono solo più infame, però posso continuare se vuoi. Cerca di rovinare la vita a qualcun altro. Ok, allora rovina la vita a qualcun altro, dai. Adesso chiamerò mia sorella perché so che la sta vedendo La Casa di Carta. Almeno qui vado sul sicuro. E so anche che non l'ha finita, quindi ti voglio bene, però mi dispiace. Oh, no. Bellissima. Dove stai a prendere il sole? In balcone? A casa, sì. Mamma a casa, mia, tu stai proprio abbronzata, pronta per l'estate. E Ibiza. Ehi. Oh, c'è nonna, salutami nonna. Ciao, saluta. Nonna. Saluta. Quindi te stai a preparare Ibiza, stava di, no? Sì, non lo vedi, guarda, eccolo là al mare. Allora, Ibiza, dove sta Ibiza? In Spagna. Ok, in Spagna. E quale serie Netflix hanno fatto adesso in Spagna? Rossa? Ah, stai andando in giro. No, quali serie hanno fatto? Ti devo dare una news assurda. È un quiz, non lo so, sì, che sì, vinco. Sì. Mo lo saprai cosa vinci. Cosa? La Casa di Carta. Ok, te l'hai vista? Sto vedendo la quinta puntata. Se me la spoileri, io penso che ti dico che alla sesta puntata. Alla sesta puntata, Edoardo, no, alla sesta... Io ti amo. Edoardo, ti attacco qua, Edoardo, ti sei buggata. Alla sesta puntata. Quando ci vediamo a Milano, sei un uomo morto. Ciao, no, non mi chiamare più, ciao. Ciao, sei un uomo morto. Ciao. Vabbè, poteva andare peggio, io lo sapevo che a lei dava fastidio, lo sapevo. Oh, Valespo, come stai? Tutto bene. Sei morto, sei? Ambro, mi sono svegliato un minuto fa. Ok, oh, guarda,
Ti piacciono i capelli? Ross me l'ha tagliati, hai visto? Ti sta rubando posto da parrucchiera qua, eh? No, Shell, sono più forte in Italia. Capito? È più forte in Italia, ha detto. Oh, oh, cazzo, sta là, no, sto lì. Ti volevo dire, ma te l'hai vista La Casa di Carta 4? La quarta stagione l'ho vista solo il primo episodio. Solo il primo episodio? Sì. Allora mi dispiace dirti che al sesto episodio... No, dai, in serio. Mi dispiace. Al sesto episodio, mi raccomando. Mentre all'ottavo episodio. Perché a calma. Ormai te l'ho detto, fammi. Mi ha attaccato. E te, King, che fai così? Ti stai rilassando? Mua, bellissimo. Comunque volevo dirti, lo sai che alla fine. Sì, lo so, ci sono rimasto male anch'io. Perché? Ma King non la vede La Casa di Carta? Oh, è bello, mamma mia, sbarbato. Non ho più la barba, lo so, ho fatto un errore. Oh, io tutto a posto, te tutto a posto, voi tutto a posto. Guardaci, in quarantena come tutti, non sai, ci possiamo lavare. Sai qual è il problema? Io mi lamento che... Ma tu pensi, allora, aspetta, ti faccio vedere una cosa. Tespo, vattene a fanculo. Secondo te io non l'ho già vista. Ok, no, ok, io però, ci ho provato. Però è brutto spoilerare le serie, è una cosa brutta. Allora, io in realtà mi sto semplicemente vendicando degli altri che me l'hanno spoilerata. Io non ci ho mai fatto spoiler, perché te la devi prendere con me? Mi vendico di più. A me l'hanno spoilerata tantissime persone, adesso io la spoiler a chi conosco. Oh, alla fine... Spoiler la prossima stagione. Ok. Sono triste. Lo so. Come lo sai? Sono rimasto male un po' io. Ma l'hai vista? Sì. Ah, vabbè, niente, volevo spoilerarti la serie, non ci sono riuscito. Grazie. Bello. Lo sai che sono un po' triste ultimamente? Perché? Perché... No, perché sulla Casa di Carta... Non l'hai visto? Sì, no. Non l'hai visto? Allora, no, ascoltami. Io sono 3 giorni che non leggo i commenti su TikTok, non apro i direct, ho iniziato ieri la serie, ho detto ok, le ultime 2 puntate me le guardo stasera, perché non volevo guardarle tutta sera e te mi spoiler. Oh, no, giuro, ti sto odiando tantissimo. Vai. Ok, grazie mille anche a te, Giuse. Bella la felpa, dove l'hai rubata? L'ho rubata a... Che detto? Alla fine della quarta stagione. Dai, della casa la testa di cazzo. Perché mi ha attaccato? Mi sta videochiamando. Ci hai ripensato? Che non mi ho di più. Non mi ho di più. Dai, non è vero. Te lo giuro, vai a vedere. Ti dico pure il minutaggio se vuoi. E anzi, all'ultima puntata, all'ultima scena. No, dai. L'ultima scena è bellissima, no. Dai. Ma sei un... Mi ha riattaccato. Ed ecco qui, dopo 20 secondi mi ha richiamato. Ci hai ripensato di nuovo? L'hai visto tutto Stranger Things? Sì, l'ho visto tutto Stranger Things. Beh, vuoi spoilerarmelo, eh? L'ho viste tutte. Infame. Dai, non è vero. Te lo giuro. Allora, ti dico che l'ultima scena dell'ultimo episodio. Mi hai chiamato per spoilerarmi il... Per sentire come stavi e dirti anche questo. Come stai, tutto a posto? E poi ti ho detto questo. Peccato che l'abbia già vista. Cosa è caso? E quindi hai fatto tutto finto sta cosa. Hai fatto quella reazione finta. Oh, come stai? Tutto bene, tutto. Senti, io bene, ti ho chiamato perché mi devi aiutare. È una cosa un po' complicata. Vai. Io ho appena finito di vedere La Casa di Carta e non so come fare. No, spoiler. Spoiler, l'ho già visto. Michelle, è fatta. Io odio, meritano l'inferno quelli che fanno spoiler. Allora meriterò l'inferno. Vabbè. Sarà la prossima volta. Per la quinta stagione te la spoilerò prima il possibile, dai. Vai, ti aspetto. Oh, vabbè lì. Che stai a fare? Stavo a fare TikTok. Oh, ok, io devo dire una cosa super importante. Parlando sempre di TikTok, io ho letto un TikTok sotto il mio ultimo video e mi ha detto che... Sì. No, bro. L'hai vista? Allora, non l'hai vista? Io non l'ho mai vista, bro. Ma lui sì. Bro, per favore, attacca, bro. No, bro. Dai. Bro, ti odierà per sempre. Non ti fa più vedere qua per strada. Allora devo iniziare a vederla la quarta stagione. E non la vedere, perché già te l'ho spoilerata, quindi bella, no? Bro, sei incazzato. E vabbè. Sono andato. Mi dispiace. Comunque, ragazzuoli, questo scherzo finisce qui. Scherzo, tra virgolette. Cioè, non si fa, non bisogna spoilerare. Anzi, mi sto sentendo un botto in colpa. Però, ehi, ormai l'ho fatto. E anzi, io in questo momento devo stare un botto attento, perché sono sicuro che proveranno in qualsiasi modo a vendicarsi. Però io sono
il King the Vlog, quindi sarà difficile per loro. Ma a parte questo, il video finisce qui. Se vi è piaciuto lasciate un bel like, commentate, condividete, iscrivetevi per unirvi alla Sespos Family. Noi ci rivediamo con un prossimo video. Baci cuccioli.